Psicologia strategica è una definizione concettualmente errata. Il termine non gode di alcuna legittimazione, origina da quello di terapia strategica e per estensione psicoterapia strategica, elaborato da Haley nel 1973 nel suo testo famosissimo Terapie non comuni. L'autore ne diede questa definizione. La terapia strategica non è un particolare approccio o teoria, ma un nome per quei tipi di terapia in cui il terapeuta si assume la responsabilità di influenzare direttamente le persone. Pagina 3 della traduzione italiana. Con l'aggettivo strategica, Haley designò specificatamente e unicamente un certo tipo di psicoterapia. Ora, che succede? Succede che facendo manco una troppo accurata ricerca online si vede che da alcuni anni in Italia il termine psicologia strategica è stato utilizzato come un sinonimo di psicoterapia strategica. Passare da psicoterapia a psicologia sembra perciò una sorta di sineddoche che però pone almeno tre problemi. 1. Psicoterapia e psicologia vengono utilizzati praticamente come sinonimi quando però di fatto non lo sono. Dire pratico la psicologia strategica, intendendo dire pratico la psicoterapia strategica, è gravemente errato. Psicologia e psicoterapia sono due ambiti distinti. Molti psicologi, per esempio, non sono psicoterapeuti e, al di là del sistema legislativo italiano, molti psicoterapeuti non sono affatto psicologi. D'altronde, se ci pensate, possiamo dire sto facendo una psicoterapia con un paziente X, ma non diremmo mai sto facendo una psicologia con un paziente X. 2. L'improprio termine psicologia strategica viene utilizzato per rifarsi a una tradizione psicoterapeutica e non psicologica che affonda le sue radici nei testi, nei lavori di autori come Milton Erickson, Jay Haley, Paul Watzlawick e la scuola di Palo Alto. Da notare che nessuno di questi autori ha mai utilizzato il termine psicologia strategica. Questa confusione è stata fatta quasi esclusivamente in Italia da psicologi liberi professionisti prima e poi anche da alcuni enti. Guardate bene, io davvero non voglio rompere le palle a nessuno, credetemi. Ho soltanto un profondo amore per l'uso corretto dei termini. Numero 3. Il termine psicologia strategica effettivamente esiste e viene utilizzato, ma in tutt'altro ambito. Una veloce ricerca su Google Scholar ti mostrerà che quando viene utilizzato il termine strategic psychology è utilizzato soprattutto nell'ambito delle scienze politiche per l'analisi delle strategie socio-politico-militari di nazioni o enti governativi. Rarissime volte in cui viene utilizzato in studi di psicologia non viene mai ricollegato a studi, libri, testi, cugini, conoscenti, vicini di casa di Erickson, Haley, Watzlawick e compagnia bella. Insomma, perdonatemi, io sono ossessionato dalle parole. Anziché utilizzare impropriamente il nome psicologia strategica quando ci si riferisce agli ambiti a cui poi lo si lega impropriamente, si potrebbe invece utilizzare qualcosa di più adatto come psicologia del cambiamento, psicologia del problem solving, persino psicologia sistemica interazionale funziona meglio. Basti pensare che persino il professor Nardone, che ad oggi è in cima a qualunque ricerca che metta insieme il prefisso psi e la parola strategica, ha scelto di chiamare il suo master psicologia del cambiamento. Insomma, le parole sono proiettili, diceva Wittgenstein. Evitiamo di spararle a casaccio.